Buonasera cari frati e telespettatori riuniti in preghiera per ricordare l'ottavo centenario del capitolo delle Stuoie. Che bello che vi raduniate non soltanto per ricordare, ma per riflettere sulle parole ispirate agli insegnamenti del Poverello, per vivere nei nostri giorni il Vangelo di Gesù. Oggi riflettiamo sull'ammonizione numero 27 di San Francesco. Quante volte ci accorgiamo di avere sentimenti e atteggiamenti che ci fanno male e che interessano i nostri rapporti in famiglia, in comunità e in società, sia noi che gli altri? A volte reagiamo alle avversità o allo sconosciuto con sentimenti di timore, di ira e turbamento. Quante volte vorremmo cambiare il nostro agire e incoraggiare altri ad avere atteggiamenti più costruttivi, ma non sappiamo come. L'ammonizione numero 27 di San Francesco ci ricorda che quando abbracciamo le virtù evangeliche, non c'è posto per i vizi che ci tolgono la pace e la vera felicità. Lui ci spiega questo con più esempi che leggeremo alla fine di questa riflessione. Se vogliamo dissipare quindi gli atteggiamenti che ci rubano la pace e la concordia e che distruggono i nostri rapporti con gli altri, con noi stessi e con Dio, allora l'alternativa è riempire i nostri sentimenti, pensieri e azioni con le virtù modellate da Gesù e di cui abbiamo bisogno per diventare veri uomini e donne, più felici figli e figlie di Dio. Tocca a noi costruire ogni giorno la bellezza della vita con pazienza e umiltà, con misericordia e discrezione, invece di far posto all'egoismo o al nemico che ci assediano per rubarci la vera gioia di essere cristiani nel mondo. Quando la preoccupazione e la dissipazione bussino alla porta del nostro cuore e dei nostri pensieri, Frate Francesco ci invita a cercare la quiete e la meditazione, per far sì che il silenzio ci permetta di ascoltare la voce dello Spirito Santo che ci illumina e ci conforta, per far risuonare la parola di Dio nel nostro cuore. Allora scegliamo la luce perché non ci sia posto per l'oscurità nei nostri cuori e nelle nostre azioni. Ecco le parole dell'ammonizione numero 27 di San Francesco che oggi vogliamo ricordare per farne esperienza quotidiana, in modo che il Signore custodisca il nostro cuore e la nostra casa e il nemico non riesca a entrare. Dov'è amore e sapienza, ivi non è timore né ignoranza. Dov'è pazienza e umiltà, ivi non è ira né turbamento. Dov'è povertà con letizia, ivi non è cupidigia né avarizia. Dov'è quiete e meditazione, ivi non è né preoccupazione né dissipazione. Dov'è il timore del Signore a custodire la casa, ivi il nemico non può trovare via d'entrata. Dov'è misericordia e discrezione, ivi non è superfluità né durezza. Cari fratelli e sorelle, il Signore vi benedica e vi custodisca. Amen. Pace e bene.